Marinella, oggi abbiamo con noi Marinella Bancalari, che è la segretaria del Proloco Città di Montichiari. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi di avermi invitata. Buongiorno ai telespettatori. Buongiorno ovviamente a lei. Noi invitiamo tutti quanti sempre a partecipare alla trasmissione per mandare messaggi SMS, messaggi WhatsApp. Il numero da fare è lo 348-3188-339, per chiamarci il numero è lo 0376-631709. Poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, quindi lei è segretaria, abbiamo detto, per vedere quale ruolo ricopre, quindi praticamente tutto ciò che passa attraverso la Proloco Città di Montichiari passa attraverso, appunto, sì, Marinella Bancalari, giusto? Abbastanza, sono un po' le prime armi, però ci state facendo bene, mi pare, ecco. Assolutamente. Allora, vedo che ci sono già dei messaggi, bene. Allora, vorremmo chiedere subito, com'è andata sabato scorso? Bene, 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 veramente, c'è stata tantissima affluenza. Tutte le sedie che abbiamo preparato nelle due piazze, 100 in piazza Treccani, 100 in piazza Teatro, completamente piene. Ovviamente tutte distanziate, tutte sanificate, e tanta gente che ci ha seguito, tanti sì, bambini, sì, tanti bambini che si sono divertiti, non avrei mai creduto, soprattutto con la ragazza Mariam Salam, che ha creato un ambiente di giocoleria da circo, ha usato il cerchio, ha fatto degli esercizi, intrattenimento con qualcuno del pubblico, una danza sufi, brava, veramente. Allora, tra l'altro questa ragazza faceva parte di Angeli, era sì, un angelo? Esatto, è un angelo, sì. Era un angelo, sì. Appunto la serata era Angeli e Demoni. Esatto, scusatemi, voi siete assolutamente fan dell'autore di Angeli e Demoni. No, scherzo. Sì, no, l'ho letto anch'io, interessante, ho visto anche il film, meglio il libro secondo me, però... Sì, Dan Brown. Dan Brown, ecco appunto, James Brown, ma sapevo che non era lui, non era quello di Sex Machine, tanto per intenderci. Dan Brown, no, ovviamente nulla a che vedere con Dan Brown, non c'è niente di pauroso, però voi avete scelto questo nome perché proprio ci sono degli spettacoli che sono, uno c'è il Mangiafuoco, per sì, esempio, quindi... impatto, no? Proprio visivo, anche emotivo, esatto, visivo, cioè uno soffre la benzina, tanto per intenderci, bisogna essere bravi per farlo. Molto. E altri invece sono spettacoli apparentemente meno rischiosi, sì, insomma, esatto, che non sono più... meno rischiosi è vero, però difficoltosi, perché comunque girare nel cerchio non è una cosa semplice. No, ecco, ma poi apparentemente, perché esatto, se voi un giorno avrete per esempio tra gli angeli un funambolo, immaginate se casca, cioè, ecco, speriamo, spettacolo, no? Con l'ombrellino, eccetera eccetera, però insomma, quindi ecco, questo Angeli e Demoni, esatto, che la prima volta, vabbè, ha avuto il battesimo bagnato, l'avete dovuto rinviare la domenica, esatto, invece questa volta abbiamo avuto il battesimo di fuoco, sì, abbastanza caldo, però comunque lo stesso la gente ci ha seguito, anche nella piazza, nell'altra piazza dove c'era Roulas, il demone, come possiamo chiamarlo, il solista del fuoco. Spettacolare, bisogna vedere le immagini e lo spettacolo per poter descrivere. Comunque bravo, bravo con le percussioni. Il pubblico praticamente ha assistito a non solo uno spettacolo di fuoco, ma un connubio tra fuoco, terra, corpo e anima. A me è piaciuto molto, e comunque ci hanno seguito, siccome gli spettacoli si sono ripetuti, sia Angeli due volte, Demoni due volte, la gente si è fermata anche sul tardi, quindi fino a mezzanotte piazze complete, no, siamo veramente contenti. Sì. Bene, bene. Sì. Ma quindi che atmosfera si crea? Perché purtroppo non tutti, personalmente non sono riuscito a venire, per esempio, a Montichiari. Che atmosfera si crea a Montichiari? Un po' da festa medievale? Che cosa? Cioè, ecco, perché venire? Ci saranno anche altri appuntamenti? Ma chiedo, proprio... Allora, la curiosità,
Angeli e demoni anche, vabbè, sono artisti da strada, si possono trovare anche in altre cittadine, però per la prima volta sono stati portati a Montichiari, il connubio anche con i negozi aperti, i commercianti hanno tenuto aperto tutti i negozi, quindi Arco, Montichiari sotto le stelle, c'erano dei gazebi sempre dei commercianti, quindi la gente oltre che vedere lo spettacolo poteva anche fare degli acquisti. Diciamo un sabato alternativo per chi non vuole, non so, spostarsi, andare sul lago, o chi non è in vacanza. Comunque offriamo degli spettacoli totalmente gratuiti e quindi la gente si può tranquillamente divertire, sedersi in piazza, bere qualcosa, un gelato, un caffè, un connubio, ecco, poi con il supporto anche dell'amministrazione che comunque ci dà sempre una mano e ci supporta in questi eventi. Poi devo dire una cosa, posso? Certo, allora, da parte mia, da parte di tutta la Proloco, ringraziamo i volontari, i volontari, la sorgente, perché mette sempre a disposizione dei ragazzi che a me rubano il cuore, che ci danno una mano, la Protezione Civile che è sempre presente, ecco, loro, senza di loro non potremmo sanificare le sedie, metterle a posto la sera quando finisce lo spettacolo. Ecco, grazie, grazie, grazie. Spero che ci possano seguire sempre in futuro. Ecco, questo ripetiamolo perché sembra tanto facile. Non è facile in tempi normali organizzare uno spettacolo tra liberatorie, permessi, licenze e cose varie. E questo periodo lo è ancora di più perché abbiamo comunque i DPCM contro la pandemia. Per cui avete, esatto, detto appunto, dovete sanificare una per una. Non è che uno vada col vaporetto, ha fatto tutto, ecco, proprio con lo straccettino. Straccetto, distanziate, sedie distanziate, portate, messe in piazza, ritirate, rimpulite, riposizionate dove le avevamo trovate prima. No, insomma, non è solamente lo spettacolo, l'organizzazione che c'è dietro, ma anche chi ci supporta proprio materialmente pulendo, poi anche da parte nostra, perché non ci tiriamo indietro neanche pulire le sedie, assolutamente. Ecco, e adesso per eventi futuri che cosa prevede? Allora, il 25 di agosto abbiamo Cinelli, in collaborazione con Poncio. Quale di Cinelli? Pier Giorgio. Sì, scusatemi, io do sempre per scontato, ma è Pier Giorgio. Con Poncio, è in collaborazione con Poncio Belleri, che si chiama Il Duo. Attenti a quel duo. Allora, lo spettacolo vero e proprio non lo conosco nemmeno io. So che porteranno le ultime canzoni del suo ultimo CD, Kudigi. Perché, come sapete, Cinelli, tutti i suoi CD sono canzoni in dialetto, tante tratte dai tormentoni estivi. Ad esempio me ne viene in mente una, La cintura di Alvaro Soler, che è diventata La puntira. Scusatemi, io il dialetto, ecco, un po' così, però sì, l'ho voluto fortemente perché a me Pier Giorgio piace tantissimo. Sarà una serata di musica, di cabaret, di barzellette e di allegria. Trovo che poi questo ultimo CD sia molto interessante perché ci sono delle canzoni che riguardano anche questo periodo del lockdown, come che la crisi, Lugana addio, già dai titoli si riconoscono che sono come Lugano addio, è come la canzone di Ivan Graziani, Lugano addio. Sì, sì, immaginavamo. Ecco, che è dedicata a chi per salute non può più godere dei piaceri della vita. Questa. È un po' dei fratelli, anche Charlie, sapessi com'è strano trovarsi un sabato a Mairano anziché a Milano, esatto. Questo è lo spettacolo della serata. Poi cosa posso dire? Beh, Cinelli lo conoscono tutti, forse conoscono un po' meno Poncio, che è il suo soprannome, il suo vero nome è Michele Belleri.
io l'ho sentito suonare, è un chitarrista straordinario, sì. Ha fatto dei master. I Cinelli invece no, cioè no, 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 ha ragione, però i Cinelli sono Van Halen conosciuti della sì. Valle Trompio, cioè, sì, sono conosciuti e non voglio denigrare, togliere nulla a nessuno, però sai, ci sono anche questi ragazzi che non sono molto conosciuti, ma suonano benissimo. Ha fatto dei master in America con dei chitarristi famosi come Paul Gilbert, come Andy Timmons, Frank Gambale, che è un australiano, Robert Ford. Sono tutti chitarristi molto tecnici, conosciuti anche per la velocità. E lui poi suona anche molto blues, Jax, adesso so che sta collaborando con insegnante del liceo Arnaldo di Brescia che si chiama Claudia La Delfa perché c'è un progetto che si chiama Missing Gospel. Ecco, questo un po' meritava di nominarlo perché insomma io sono anche per i giovani, mi piacciono e quindi sì, giusto. Dopo Pier Giorgio e Charlie. Nulla da eccepire. Comunque voi avrete, appunto, attenti a quel duo, anche lì poi ci si rifà ovviamente al serial famosissimo. Sì, esatto. Con Roger Moore e quell'altro che non mi ricordo. Tony Curtis. Esatto, grazie. Per cui appunto già si capisce che c'è questo connubio tra musica ottima, tra l'altro, perché i Cinelli comunque sono una garanzia, e la risata, perché... Sì. Sparano battute a raffica, loro iniziano alle 5 del mattino a dire scemenze e vanno avanti finché non si addormentano, scemenze in senso buono, assolutamente, proprio per cui è veramente tutto da ridere. Questo sarà il 20, quando sarà il 25 di agosto. Dove? Sempre a Montichiari, Piazza Santa Maria, ore 21. Ok, Piazza Santa Maria, piazza bisogna prenotare? No. Come sempre, come tutti i nostri concerti, come lo spettacolo, metteremo sempre delle sedie, una media di 100-140 sedie, distanziate, sanificate, ingresso libero, sempre in collaborazione con Montichiari Sotto le Stelle, quindi negozi aperti, gazebo, sempre dei commercianti. Sempre con i volontari della sorgente e sempre comunque in collaborazione con l'amministrazione comunale. Anzi, ringrazio l'assessore alla cultura Angela Franzoni perché è sempre con noi, insomma, ci dà sempre una mano. Perfetto. È molto collaborativa, anzi noi siamo molto collaborativi con allora, lei. C'era stato detto dal sindaco proprio che era stato scelto all'unanimità, proprio addirittura anche la minoranza aveva detto sì, facciamo degli spettacoli perché causa pandemia molti non vanno in ferie. Per cui intratteniamo la cittadinanza con la sicurezza, tutto quello che si può fare. Sì, infatti, però, vede, abbiamo sempre la protezione civile. Come sabato scorso, essendoci due piazze, erano in quattro che giravano per controllare il distanziamento, le mascherine, le sedie, tutto. Sì. Quello, e poi trovo giusto che chi non può andare in vacanza per il periodo che stiamo avendo, è giusto che abbia un po' di musica, un po' di allegria, perché no? Certo. Perché no? Altri eventi ancora? Sì, allora, poi abbiamo il 5 di settembre, che si chiama Street Art. Allora, è il primo evento per noi, quindi l'anno zero è ancora un po' tutto in evoluzione. Le posso dire che ci saranno 15 writing, praticamente street art è l'arte con la bomboletta spray. Si è trovato uno spazio, è un muro bianco, verrà pitturato, verrà sistemato, insomma adesso stanno un attimino guardando, dove questi artisti avranno un 3x2 con la targhetta serigrafata per poter dipingere. Il tema c'è ancora un dubbio, non so ancora di preciso che tema sarà affrontato. Le posso dire che ci sarà un concorso finale con una premiazione e poi saremo noi che decideremo i giudici e vedremo. Ecco, questo momentaneamente sono le notizie essendo l'anno zero, quindi so che durerà, ecco, le posso dire che durerà l'intera giornata. Allora, fermiamoci un attimino, proprio torniamo tra poco più di un minuto con Marinella Bancalari della Proloco Città di Montichiari. Torniamo.
della segretaria della Proloco Città di Montichieri, Marinella Bancalari. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, abbiamo visto prossimi appuntamenti il 22 agosto per Giorgio Cinelli e Poncio Belleri, attenti a quel duo, e poi invece il prossimo 5, e quello successivo 5 settembre Street Art, appunto 15 writers ci saranno, ho detto bello. Bello. Tra l'altro fanno delle cose che sono eccezionali con le bombolette, quindi è una tecnica proprio nuovissima. Le leggo alcuni messaggi, anzi i messaggi degli ascoltatori. Marinella dice un messaggio: adesso dovete fare spettacoli fino a fine ottobre, siete troppo in gamba, quindi allora noi vi aspettiamo, ci direte a ottobre, fine ottobre. Noi tra l'altro, fino a metà settembre sì, ci siamo, perché abbiamo ancora, dopo il 5 di settembre abbiamo ancora uno spettacolo. Che cosa? Si può anticipare? Allora, non si può. Si può. Il 12 di settembre. E questo è il quarto anno, questa manifestazione. Si chiama Teatro in Cascina. Quest'anno lo proponiamo ai Trivellini presso Cascina Lascito Pezzaioli. Allora, come si... Dunque, è una cena abbinata a teatro. Avremo una compagnia teatrale di Carpenedolo, il Rapuceldone, il direttore è Severino Boschetti, che rappresenterà Dulce Gabbana. Allora, la cena, ecco, qui anche qui bisogna ringraziare la Cascina Lascito Pezzaioli, perché è un'associazione che ci supporterà per la cena, per quanto riguarda preparazione dei tavoli, sanificazione delle sedie, distanziamento, la cena preparano tutto loro, servono tutto loro. Ok, quindi allora ripetiamo, quindi questo sarà, ha detto, il 12 settembre. Teatro in Cascina. Quindi iniziamo adesso, 22 agosto, appunto attenti a quel duo, poi ancora il 5 settembre, poi il 12 settembre con appunto questo Teatro in Cascina. Qua bisognerà prenotare almeno, perché... Sì, allora, esatto, comunque abbiamo già preparato la locandina, la trovano sui social, Facebook, Instagram, oppure possono chiamare... mandare un'email alla nostra email, che è prolocomontichiari@gmail.com. Sì, bisogna prenotare, perché i posti massimo sono 200 e non di più, appunto per le regole del distanziamento. Esatto. Ecco, posso dire che anche in caso di pioggia ci sarà la manifestazione, perché siamo al coperto. Ecco. Anche perché poi appunto questa volta siamo a settembre, il 12 settembre, vabbè che sembra fine settembre oggi, insomma, no, ieri più che altro come temperatura, sì. Però insomma, allora, altro messaggio: avanti con questi spettacoli nuovi, ci stiamo divertendo, grazie. Vede che lei l'aveva detto fuori onda, possiamo rivelarlo, appunto sono spettacoli nuovi spesso, no? Sì, quindi sì, sì. C'è questo. Ciao Mari, sono la Stefi. Siete bravissimi e la vostra è una Proloco giovane, anche se pensa a tutti, sa essere originale. Questo è sempre appunto grazie mille del giovane, mi consolo. Beh, vabbè, insomma, no, voglio dire. Allora, Marinella, bravissima, siamo al presidente, siete forti, quindi un saluto anche al presidente, ovviamente. Certo, buone vacanze, Paolo. Quando vuole rispondere lei lo faccio tranquillamente. La Proloco quest'anno sta facendo spettacoli meravigliosi, bravi. Sì, devo ringraziare Paolo Chiarini. Sì, Paolo Chiarini, che è il presidente, che ha sempre delle idee, che è in collaborazione con Made Eventi, che è la direzione artistica, che ci ha proposto questi eventi e tutto il CDA, perché comunque Paolo è supportato anche da tutto il CDA, e diamo la conferma per poter fare tutti questi eventi. Speriamo, rispondendo al telespettatore, in futuro di avere delle novità. C'è qualcosa che bolle in pentola, però non si può anticipare nulla. Ecco, posso chiedere questo, perché non sembra, ma allora... La parte pratica, abbiamo detto, nessuno si immagina le code negli uffici, eccetera, eccetera, per chiedere permessi, cose di questo tipo qua, per qualsiasi evento, e già è pesante. Poi c'è la parte proprio veramente proprio manuale, addirittura appunto lei ha detto posizionare le sedie, sanificarle, tutto quanto, eventualmente le luci, il palco, cose di questo tipo qua. L'idea però, questo però sono tutte cose che sanno fare tutti, ci si mette la buona volontà e le fanno. L'idea è la cosa più difficile. Chi ha partorito queste idee?
possiamo chiedere? Paolo, Cinelli l'ho scelto io, poi dopo comunque... Ecco, ci troviamo in sede, proloco, e tutto il CDA poi decide, perché Paolo magari propone un bel po' di idee. Cioè, allora, tutti sono disponibili e tutti comunque sono aperti alle idee. E poi vediamo se sono fattibili, se sono buone e concrete. No, no, per quello è una collaborazione fra tutti, ecco. Ecco, quindi se ci fosse qualche cittadino... ben volentieri. Può proporre. Sì, 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 siamo aperti veramente ad ascoltare tutti, qualsiasi idea ben venga. Poi ovviamente valutiamo se sono fattibili. Ecco, anche... Le dicono dottoressa Bancalari. No, allora, no, vabbè, le scrivono così, io leggo. Insomma, se si tiene la mascherina, però non è obbligatorio il metro di distanza, fate più posti, dice un ascoltatore o ascoltatrice, non è firmato. Allora, dobbiamo seguire le regole che ci dà l'amministrazione. Non è che noi possiamo decidere come vogliamo. Il sindaco... il vice sindaco, cioè Angela Franzoni, l'assessore alla cultura, ci stabilisce quante sedie possiamo mettere e il distanziamento. Tutto qui. Ecco. No, ma poi sa che cosa? In realtà molti dopo un po' la mascherina la abbassano, per esempio, per cui teniamolo questo metro, in fin dei conti, di distanza, intendo dire. Sì, poi meglio essere prudenti. C'è tanta gente che gira anche un po' a piedi, allora poi comunque un po' di gente si siede. Credo sia vero quello che scrive, ma se l'ascoltatore, sì, ma se lo teniamo, ma quanti la tengono? Cioè, quanti la tengono e quanti la vediamo invece che ce l'hanno sul mento, per esempio? Ecco, no? Ecco. E hanno almeno il naso libero, se non anche la bocca. Poi, Marinella, brava anche a comunicare in radio, scrivono. Quindi, grazie, ecco, molto complimenti, gentili. Appunto. Poi ancora, scusi, per collaborare come faccio? Punto di domanda. Voi accettate volontari? Sì, è sempre aperto, sì. Possono scrivere alla nostra mail. Non abbiamo ancora il numero fisso perché abbiamo cambiato sede. Possono telefonare al presidente. Però possono mandare un'email, l'ho detta, la ripeto, prolocomontichiari@gmail.com. Sì, 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 dica. E scrivono, ecco, siamo aperti, ma certo, siamo sempre in cerca di idee e di volontari. Avete anche un telefono, si può dare eventualmente? Allora... se se lo ricorda, altrimenti non è un problema. No, quello di Paolo non me lo ricordo, se volete vi do il mio, non c'è nessun problema. Come vuole, se non, come vuole lei? Intanto sì, 349 sì. 53 sì. 17 218. Ok, perfetto. Questo appunto per eventuali collaboratori, perché guardate, veramente Proloco cercano sempre volontari, in quanto appunto bisogna garantire minimo 12 ore al giorno, tutti i giorni. No, scherzo, quanto ovviamente non è, cioè per molti si preoccupano, dicono ma io ho poco tempo. Allora, servono soprattutto i volontari quando dobbiamo fare determinati spettacoli, ecco, cioè quando appunto, non so, magari c'è da mettere le sedie oppure bisogna aspettare la fine del concerto per poterle risistemare, come i volontari della sorgente che ci danno una mano, ecco, dopo possono proporre idee, possono fare la nostra tessera associativa, ecco, possono fare la nostra tessera associativa che costa 10 euro e quindi possono seguire le nostre riunioni che sono due volte all'anno, dopo un anno possono candidarsi anche nel nostro CDA ogni 4 anni, ecco. Allora, c'è un altro messaggio anche, dice il comune deve finanziarvi, però quando sento il sindaco glielo dico, lo dice in maniera colorita, diciamo che ha scritto, va bene, ok. Beh, lui riferisca al sindaco. Non abbiamo nessun problema, perché poi prepariamo dei progetti che passano anche comunque dall'amministrazione. Per cui, abbiamo anche parecchi sponsor, perché dobbiamo ringraziare, che ci hanno supportato per tutti questi eventi. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo Marinella Bancalari, che si occupa della segreteria della Proloco Città di Montichiari. Io ripeterei adesso anche gli appuntamenti. Allora, il prossimo è il 22 agosto, esatto, giusto? Con sì, attenti a quel duo, Pier Giorgio con Cinelli e Poncio Belleri. Benissimo. Il suo nome è Michele, ma noi lo conosciamo tutti come Poncio. Benissimo. Poi proprio Poncio come il vestito dei messicani? Non gliel'ho ancora chiesto come mai ha questo soprannome. Poi 5 settembre Street Art. Street Art. E 12 settembre teatro.
teatro in cascina. Benissimo, grazie allora, grazie a Marinella Bancalari, grazie.